Siamo abituati a sentirlo parlare ininterrottamente senza incepparsi mai. È proprio per la sua lingua sciolta e non a caso che Enrico Mentana è stato soprannominato Mitraglia. Per questo la sua improvvisa assenza di voce durante il racconto di una notizia in diretta al TG La 7 ha colpito e anche un po' spaventato i telespettatori. Mentre parlava dell'arresto dell'uomo che ha sottratto il figlio di 15 giorni, Enrico Mentana ha avuto un improvviso abbassamento di voce. Un colpo di tosse, qualche scusa, nuovi colpi di tosse sempre più strozzati e poi il silenzio. Pochi attimi in cui sembrava proprio che il direttore si fosse sentito male. Per fortuna sono bastati a tamponare la scomparsa della voce e a tornare in video per continuare il TG come niente fosse. Non è la prima volta che l'infallibile Mentana ha un abbassamento di voce che gli impedisce di portare a termine la notizia che sta leggendo. Ci domandiamo se il bravissimo Crozza, che ne fa un'imitazione così simile all'originale da poter indurre in errore, abbia aggiunto anche questo dettaglio al suo repertorio.